Grazie Presidente. In diverse occasioni, come molti sanno, Verona è stato teatro di iniziative di vario genere, di manifestazioni, aggressioni politiche, entrambi di stampo nazifascista, tale da far apparire la città come il fulcro politico di questo tipo di organizzazioni. In realtà Verona, che è medaglia d'oro al valore della resistenza, non è una città fascista, come semplicisticamente viene ripetuto, ma viene trascinata nelle cronache di questa natura da alcuni pochi soggetti, tra i quali io personalmente distingo sempre le menti dalle braccia, un po' come accade dappertutto e come è accaduto anche all'aggressione alla sede nazionale della CGIL. In realtà tutte e due sono pericolosi per la democrazia. A Verona sono arrivati ad aggredire anche le forze dell'ordine il 28 di ottobre del 2020 durante una manifestazione che aveva a che vedere con la pandemia. Quindi il pericoloso attivismo di queste organizzazioni fa sì che rischia di essere valutato dalle istituzioni, dagli enti locali, fa sì che si possa creare, diciamo, la convinzione della legittimità di questi comportamenti, creando peraltro condizioni ripetibili anche in altre realtà. Quindi credo che sia pericoloso ritenere che il fenomeno sia limitato solo alla città di Verona, perché sono oggettive le saldature politiche nell'estrema destra in tutto il territorio nazionale, oltre al contagio che queste gravi manifestazioni possono provocare in giro per il Paese. Ovviamente lei ha compiti di prevenzione e di repressione, serve un impegno anche culturale che non si può chiedere al Ministro dell'Interno e men che meno alle forze dell'ordine, ma per quanto riguarda, diciamo, le sue competenze, la richiesta è di capire, sapere quali iniziative sono in campo per garantire un efficace contrasto contro questa pericolosa insidia, al fine di scongiurare il ripetersi di episodi di violenza che mettono in gioco anche la vita delle persone, di contrastare queste iniziative commemorative rispettando nel pieno i valori della nostra Costituzione nata dalla Resistenza. Il Ministro dell'Interno, consigliere Luciana Lamorgese, risponde all'interrogazione illustrata. Prego. Grazie Presidente. Premetto che con riguardo ai disordini verificatisi nel 2020 che videro coinvolti soggetti vicino a Casa Pound e Forza Nuova, nonché tifosi dell'Elias Verona, lo sviluppo delle indagini tuttora in corso ha consentito il deferimento di 15 soggetti, tra cui alcuni minorenni, per gravi reati quali devastazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Venendo ora ai fatti più recenti in merito all'aggressione avvenuta all'8 febbraio scorso nel quartiere Veronetta da parte di alcuni militanti di Casa Pound, blocco studentesco, in danno di due persone, le attività investigative hanno finora portato alla denuncia di 7 attivisti del movimento, 3 dei quali per delitti di lesione aggravata, violenza privata e minacce in concorso. Per quanto riguarda la manifestazione svoltasi lo scorso 10 febbraio, in occasione della giornata del ricordo, segnalo che si tratta di un'iniziativa organizzata da un sodalizio divenuto ufficialmente dagli anni 90 un'associazione culturale con un proprio statuto regolarmente depositato e registrato. Durante tale manifestazione, sempre preavvisata, che si tiene ogni 10 febbraio a partire dagli anni 2000, non si sono verificati particolari episodi di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica. Si precisa però che al di là degli episodi evocati dai parlamentari interroganti, la rete della Digos segue con particolare e costante attenzione l'attività di gruppi ed esponenti della destra radicale. In questo senso si segnala che nella provincia di Verona, il 4 marzo scorso, è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un anno un noto dirigente del locale movimento Forza Nuova. Inoltre, lo scorso 8 marzo, nella stessa provincia, sono state eseguite perquisizioni nei confronti di 23 militanti di Casa Pound, di cui 2 minorenni, responsabili di una violenta aggressione commessa recentemente in danno di 5 minori riconducibili alle cosiddette baby gang. Gli estremisti di destra sono stati deferiti per i reati di lesioni personali pluriaggravate e violenza privata aggravata.
Riferisco che per prevenire ulteriori criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica sono stati pianificati in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica specifici servizi di controllo ad ampio raggio sul territorio, nonché azioni di monitoraggio dei siti internet e delle reti social, al duplice scopo di intercettare tempestivamente segnali di possibili condotte violente e di assicurare il rispetto più rigoroso delle disposizioni della legge Mancino. La ringrazio, Presidente, signor Ministro, per la sua presenza, ringrazio anche lei, perché con alcuni colleghi parlamentari, sia senatori sia deputati, stiamo cominciando a dare un senso a questo mandato parlamentare che altrimenti, per la schiacciante preponderanza del governo nei confronti del Parlamento, senso ne avrebbe davvero poco. E quindi io adesso le chiedo, signor Ministro, di farci capire perché il suo Ministero, che è responsabile della catena di comando, che poi controlla i gestori dei CPR, cioè dei centri di permanenza e rimpatrio, quei luoghi di detenzione senza legge, che noi pure abbiamo in Italia, ad analogia di quanto accade nella tanto vituperata Libia, perché in questi luoghi, per i quali tra l'altro la legge è chiarissima, le faccio questo richiamo normativo. L'articolo 67 della legge 345 del 75, la legge sull'ordinamento penitenziario, che si applica de plano anche a questi centri, in base all'articolo 19 del decreto legge 123 2017, dice così: tra coloro che possono visitare le carceri senza necessità di autorizzazione, signor Ministro, senza alcuna procedura autorizzativa, indica anche i membri di questo Parlamento. Bene, a questo punto, questo diritto soggettivo pieno, come è stato definito dal TAR Sicilia, si estende sempre per legge, secondo comma dell'articolo 67, a tutti coloro che, su scelta del parlamentare e non della questura e non della prefettura, come riterrebbe il dottor Piantedosi, accompagnano il parlamentare e lo coadiuvano nell'espletamento del mandato ispettivo. Bene. Allora, io il 24 aprile sono entrato al CPR di Roma, contattando preventivamente il prefetto, il dottor Piantedosi, il quale, dopo la comunicazione, perché questo occorre, mi ha fatto entrare. 24 aprile 21. Successivamente, però, per altre tre volte, forse in conseguenza del rapporto ispettivo che è venuto fuori, forse devo pensare in conseguenza di qualche malessere della sua amministrazione, mi ha proibito più volte di entrare. Ha proibito di entrare ai miei accompagnatori, assumendo che non erano i miei collaboratori parlamentari. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? L'accompagnatore lo scelgo io. L'accompagnatore lo sceglie il parlamentare. Non c'è nella legge alcun ambito per l'amministrazione degli interni di discrezione in questo campo. Allora io le chiedo sinteticamente, visto che è pochissimo il tempo, perché la sua amministrazione pervicacemente si ostina a violare la legge? Perché? Sulla base di quali disposizioni? Io ho parlato anche col suo capo di gabinetto, il dottor Frattasi. Concluda. Concludo. E quindi vogliamo capire, noi parlamentari, come si permette il suo ministero di violare la legge, ripetutamente, reiteratamente. Grazie, senatore. Chiara la domanda. Il ministro dell'Interno, consigliere Luciano Lamorgese, risponde all'interrogazione illustrata. A seguito dell'estensione ai CPR della disciplina dettata dagli istituti penitenziari, dalla legge richiamata dall'onorevole senatore interrogante, ai CPR possono accedere, oltre ai parlamentari, anche coloro che li accompagnano per la ragione del loro ufficio. Anche per tali soggetti vige il medesimo principio secondo cui non occorre alcuna preventiva autorizzazione amministrativa. Considerata l'evidente affinità delle situazioni comportanti l'accesso e delle sottostanti esigenze di sicurezza e di tutela della riservatezza, trovano applicazione anche per il CPR le modalità stabilite per gli istituti carcerari dalla circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, del 7 novembre 2013. Secondo questa circolare, per gli accompagnatori
è necessario che venga addotta l'esistenza di un rapporto di collaborazione professionale stabile e continuativa con i parlamentari. Non essendo sufficiente integrare tale forma di rapporto una qualunque episodica collaborazione. A questo scopo la circolare prevede che prima che l'accesso abbia inizio devono essere raccolte, utilizzando un'apposita modulistica, le attestazioni scritte con le quali gli interessati precisino sotto la propria responsabilità quale sia il rapporto intercorrente con il collaboratore. Nelle reiterate interlocuzioni intercorse nel pomeriggio del 4 dicembre tra il senatore De Falco e vari rappresentanti dell'amministrazione dell'interno, è stata chiaramente indicata la necessità che venissero applicate le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della Giustizia, anche nella parte in cui prevedono che i parlamentari presentino l'attestazione di cui abbiamo detto. È stato posto a disposizione del senatore De Falco da parte del personale della Questura, in servizio presso il CPR di Ponte Galeria, il modulo in cui il parlamentare avrebbe dovuto, in applicazione delle previsioni, dichiarare il tipo di qualificata relazione sussistente con le persone che lo accompagnavano. Il senatore De Falco, dopo aver rifiutato in un primo momento la presentazione del modulo, ha successivamente accondisceso alla richiesta, tuttavia producendo una dichiarazione in cui le persone che avrebbero dovuto seguirlo nell'accesso venivano genericamente indicate come accompagnatori, senza altra specificazione riguardo al rapporto con esso intercorrente. La Prefettura di Roma, pertanto, non autorizzava l'ingresso degli accompagnatori. Senatore De Falco chiedeva che gli venisse rilasciata un'attestazione delle motivazioni del diniego d'ingresso, incombenza a cui ha provveduto il responsabile del personale di polizia presente sul posto. Concludendo, evidenziando che dallo svolgimento dei fatti non è ravvisabile alcuna forma di impedimento o limitazione al pieno esercizio delle prerogative parlamentari, sempre riconosciute, essendo stata sempre garantita al senatore De Falco la possibilità di accedere al CPR con le modalità che ho appena illustrato. Grazie signora Presidente, signora Ministro. L'interrogazione ha lo scopo di approfondire le questioni che sono afferenti ai fatti drammatici di questi giorni e che vedono il nostro Paese impegnato, credo in maniera assolutamente condivisibile dal mio punto di vista, in uno sforzo esemplare nell'accoglienza diffusa di circa 60.000, forse più, attualmente sono i profughi provenienti dall'Ucraina, e considerato che da quel paese ci sono oltre 4 milioni di persone in movimento. È un'immigrazione particolare, temporanea, si tratta di persone che stanno scappando dalla guerra e all'interno di queste cifre c'è un dato molto importante e significativo, che è quello relativo alla presenza di minori e di donne. Ci sono minori non accompagnati, rispetto ai quali chiederemo la dovuta attenzione anche per il sostegno che e lo sforzo che i comuni dovranno affrontare per la loro sussistenza, per il loro accoglimento. E ci sono anche questioni che sono afferenti alle esigenze di natura sanitaria. Stiamo parlando di un paese che non ha di fatto, i loro bambini non hanno di fatto una copertura di tipo vaccinale tradizionale che abbiamo noi, non solo rispetto al Covid, e quindi sono potenzialmente esposti ed espongono anche la comunità di accoglienza a delle situazioni di rischio. E quindi da questo punto di vista la mia interrogazione è rivolta anche a conoscere, termino l'esposizione con un ultimo riferimento alla regione di confine, che è il Friuli Venezia Giulia, che è la regione più esposta in questo momento all'arrivo, al transito degli ucraini,
ed è la regione che ha anche funzioni di coordinamento. Bene, tra un po', con il buon tempo, capita che aumenti, c'è il rischio che aumenti il flusso dalla rotta balcanica. Non vorremmo che si incrociassero queste situazioni. Chiedo anche a lei se avete delle previsioni al riguardo o delle valutazioni le state facendo. Grazie. Il Ministro dell'Interno, consigliere Luciana Lamorgese, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, Ministro. Con riguardo al primo delicatissimo tema, quello inerente ai minori, desidero ricordare l'immediata adozione di un'ordinanza di protezione civile con la quale è stato individuato nella figura del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno il commissario delegato al coordinamento delle misure di accoglienza e assistenza in favore dei minori stranieri non accompagnanti provenienti dall'Ucraina. Una delle esigenze maggiormente avvertite è quella di ottenere un completo censimento del fenomeno, soprattutto incrementando i controlli alla frontiera perché venga neutralizzato il pericolo di zone d'ombra che favoriscano interessi e traffici criminali. Posso affermare al riguardo che tutti i minori che varcano la frontiera vengono identificati e che è stata garantita anche la possibilità che i minori entrati in Italia in età scolare possano avere accesso alle attività scolastiche. Proprio nella mattinata odierna, in esito ad un confronto con il Presidente della Conferenza delle Regioni, con la Ministra Gelmini, con il Ministro dell'Istruzione, con il Commissario Curcio, è emerso che sono più di 5.000 i bambini ucraini che hanno già avuto un primo contatto con le nostre istituzioni scolastiche e per i quali si è dato vita ad una prima forma di inserimento e integrazione nel nostro Paese. Analogamente, attualmente risultano inseriti nel circuito dell'accoglienza 277 minori, di cui 192 presso famiglie autorizzate dal Tribunale dei minorenni e 82 presso strutture autorizzate sempre dal Tribunale dei minorenni. Quanto alle preoccupazioni di carattere sanitario, già con ordinanza la numero 873 di inizio marzo, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha disposto prescrizioni in materia di profilassi anti-Covid, di vaccinazioni anche per altre malattie e di isolamento fiduciario dei profughi ucraini. Nello stesso decreto numero 21, appena varato, è stato assicurato l'assanziamento di risorse finanziarie da destinare alle regioni per le prestazioni sanitarie a cui accederanno i profughi ucraini non appena con il rilascio della protezione temporanea verranno iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Nello stesso decreto sono state anche previste forme straordinarie di sostegno all'accoglienza degli sfollati, attivando e valorizzando in sussidiarietà il contributo di regioni, comuni e terzo settore. In relazione al rischio di uso improprio di risorse paventato dagli interroganti, si stanno attivando tutte le procedure previste dal quadro normativo ed emergenziale a disposizione per coniugare l'esigenza della celerità e flessibilità nell'approntamento delle strutture con il mantenimento dei livelli di controllo tali da scongiurare rischi di sviamento degli stanziamenti verso destinazioni non consentite. A titolo di esempio, con riferimento al sistema di accoglienza e integrazione, l'ordinanza di protezione civile 872 del 4 marzo ha autorizzato gli enti locali ad attivare posti di accoglienza in deroga ad alcune norme di settore, ma facendo salvo in ogni caso il rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza, nonché le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Grazie Presidente, Ministro Lamorgese. Premesso che l'articolo 28 del decreto di legge del 1 marzo 2022, numero 17, recante misure urgenti per contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali, cosiddetto decreto energia, in conversione alla Camera dei Deputati, stanzia ulteriori 905 milioni di euro complessivi, aggiuntivi rispetto ai 3,3 miliardi di euro già stanziati
per consentire lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di quel decreto del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2021, relativo a contributi destinati a comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per investimenti della rigenerazione urbana di cui l'articolo 1,42 della legge 27 dicembre 2019, numero 160, confluiti nella missione 5, inclusione e coesione, componente 2, infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, investimento 2.1, investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tale intervento integrativo si è reso necessario anche e soprattutto alla luce dell'introduzione tra i parametri di riparto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale, il cui peso specifico ha determinato l'esclusione dalla graduatoria dei numerosi comuni del Nord. La legge del 30 dicembre 2021, numero 2022-21, la legge di bilancio 2022, ha istituito l'articolo 1,581, un fondo di 50 milioni di euro destinato ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che abbiano subito una riduzione di oltre il 5% della popolazione rispetto al 2011, che abbiano un reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale e che abbiano tale indice superiore alla media nazionale. Il decreto attuativo non è ancora stato pubblicato, ma dalle proiezioni sviluppate da ANCI si evidenzia come anche in questo caso i comuni del Nord siano gravemente danneggiati da questo criterio di riparto. Infatti solo il 2,7% dei comuni avrebbe accesso del Nord a questo fondo per lo 0,7% dei fondi stanziati. Considerato che nella consapevolezza dell'importanza del sostegno allo sviluppo delle aree territoriali economicamente svantaggiate, si ritiene altrettanto importante, anche e soprattutto alla luce della grave crisi economica dell'ultimo biennio e che dalla crisi internazionale presumibile si prolungherà per un periodo non breve, di sviluppare una politica di distribuzione più equa dei contributi statali agli enti locali, per sostenere lo sviluppo su tutto il territorio nazionale. Pertanto si chiede se non ritenga opportuno un Ministro intervenire tempestivamente sulla definizione di criteri di riparto delle risorse destinate agli enti locali, tenendo in seria considerazione l'obiettivo della coesione territoriale nel rispetto di un'equa distribuzione delle risorse, al fine di evitare il ripetersi di situazioni di disparità come già accaduto in occasione del riparto delle risorse relative ai progetti di rigenerazione urbana. Il Ministro dell'Interno, consigliere Luciana Lamorgese, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, Ministro. Il tema sollevato dagli interroganti è già stato oggetto di un primo intervento di rifinanziamento. Infatti, il Decreto Legge 17 dello scorso 1 marzo ha incrementato significativamente le risorse finanziarie per circa 1 miliardo di euro, consentendo lo scorrimento della graduatoria e il finanziamento di tutti i progetti presentati dai comuni e considerati ammissibili. Come ampiamente noto, i criteri di selezione dei progetti di rigenerazione urbana sono stati definiti in attuazione dell'articolo 1,581 della legge 234 del 2021, cioè la legge di bilancio 2022, tra le quali figura quello ricordato dagli onorevoli interroganti, che fa riferimento all'indice di vulnerabilità sociale e materiale, così come definito dall'Istat. Un'eventuale modifica potrebbe pertanto essere effettuata soltanto con analogo strumento normativo. Si tratta di un criterio che il legislatore ha individuato in ragione dell'oggettiva necessità di riconoscere una preferenza alle realtà locali più svantaggiate, in coerenza con la finalità dell'intervento legislativo e che è stato anche valutato come rispondente agli obiettivi strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Pertanto, sulla base di tale dato normativo, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, di imminente perfezionamento saranno finanziate ulteriori 541 opere precedentemente rimaste escluse per incapienza dei fondi. Informo che i comuni che beneficeranno dello scorrimento della graduatoria per effetto delle disposizioni appena ricordate sono complessivamente 169, di cui 146 del Nord, 14 del Sud delle isole e 9 del Centro Italia.